Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ora anche in HD. Oggi parleremo delle prime prove con mano di Switch OLED, della possibilità che anche questa nuova revisione presenti il drift e del futuro di FIFA su Switch. Ma non solo, prima di iniziare come al solito vi invito a supportare il canale con un piccolo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, Instagram e Telegram in particolare. Poi se volete contribuire attivamente alla sopravvivenza del canale, beh, potete abbonarvi a Patreon e diventare ufficialmente dei Poreon. Vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Uno degli ultimi video postati da Nintendo riguardanti le migliorie apportate a Skyward Sword ha svelato inavvertitamente una feature aggiuntiva inedita rispetto all'originale. La breve clip è stata fatta per dimostrare come, rispetto alla versione per Wii, siano stati ottimizzati i dialoghi con gli NPC, che in particolare durante le prime fasi di gioco erano parecchio pressanti e spezzavano in continuazione l'azione. Quello che però è evidente è che ora la telecamera è liberamente controllabile dal giocatore, cosa che non era possibile su Wii. A causa della mancanza di un secondo stick analogico dettata dalla combo Wiimote e Nunchuck, l'unico controllo disponibile sulla telecamera era quello di resettare la visuale alle spalle di Link tramite il targeting. Ora, grazie ai Joy-Con, sarà possibile ruotare liberamente la telecamera, almeno in modalità fissa o tabletop. Non c'è stata ancora nessuna conferma per la portabilità, visto che lo schema di controllo cambia radicalmente una volta attaccati i Joy-Con alla Switch. Staremo a vedere, resta il fatto che è una feature importantissima e fa molto strano che Nintendo non ne abbia ancora parlato. Secondo voi questa remaster ci riserverà altre sorprese? Si è chiusa l'asta dedicata alla rarissima copia originale del primo Zelda e il prezzo finale ha battuto qualsiasi record. L'asta è arrivata a toccare la bellezza di $870.000, così un prezzo proprio poraccio. La cosa più bella? Beh, questo record è durato veramente poco, perché proprio oggi una copia sealed di Super Mario 64 USA gradata a 9.8 è stata venduta per $1.5 milioni. Beh, lascia a voi i commenti, per me la situazione sta leggermente sfuggendo di mano. Non trovate? Ma passiamo alle notizie del giorno. Dopo la presentazione a sorpresa del nuovo modello di Switch, Nintendo ha permesso a una piccola selezione di stampa americana di provare con mano la console, ed è interessante passare in rassegna quali sono state le prime impressioni dei giornalisti. Tom Marx di IGN evidenzia in modo particolare quanto il nuovo schermo OLED faccia la differenza, non soltanto per le dimensioni maggiorate, ma per l'ottima resa dei colori grazie alla tecnologia OLED, che consente la visualizzazione di un'immagine dai colori molto più accesi e contrastati da tutti gli angoli di visuale. Il giornalista è rimasto così impressionato dal cambiamento che ha paragonato questa evoluzione al passaggio radicale che ci fu dal GBA allo schermo retroilluminato del GBA SP, anche se credo che come similitudine sia veramente azzardata. Marx inoltre spende ottime parole per il kickstand, che ora finalmente permette di appoggiare la console su una superficie senza paura che il piccolo piedino laterale non regga a dovere. Tra una maggiore stabilità e la possibilità di regolare l'angolo di visualizzazione, l'unico difetto rimane quello di non poter ancora utilizzare la porta USB-C per la carica una volta appoggiata alla console, un difetto che in alcune casistiche rende obbligatorio l'acquisto di uno stand di terze parti. Alessandro Fillari di GameSpot ha sottolineato come, nonostante lui giochi principalmente da TV, la qualità del nuovo schermo lo ha spinto a provare con curiosità la resa in portabilità di alcuni dei suoi giochi preferiti, nonostante poi sottolinei con un po' di rammarico quanto questa nuova revisione sia indirizzata esclusivamente al miglioramento della modalità handheld, rendendo Switch OLED sostanzialmente inutile per chi gioca prevalentemente in dock. Stesse impressioni per Dieter Bohn di The Verge, che sottolinea quanto il nuovo modello non giustifichi nella maggior parte dei casi il passaggio da Switch base a OLED. Aggiunge anche però che, pur partendo col preconcetto di stare per provare una Switch con uno schermo leggermente più grande e poco altro, una volta testata con mano, quella di Switch OLED si è rivelata un'esperienza ben al di sopra delle sue aspettative, che rispetto alle console della concorrenza risulta molto più appetibile della Switch base. E voi cosa ne pensate di questi primi feedback? Vi aspettavate qualcosa di meglio? E proprio da questi primi test possiamo tirare fuori qualche altra informazione su cosa, o meglio, la mancanza di risposte chiare. Nintendo Style.
Infatti diverse testate hanno interrogato direttamente Nintendo sulla possibilità che con OLED venga risolto il problema del drift. E indovinate un po' qual è stata la risposta? La configurazione e le funzionalità dei controller Joy-Con non sono state cambiate con Nintendo Switch OLED. Questa è la risposta che hanno ricevuto pubblicazioni del calibro di Wired, Polygon, GameSpot e The Verge. Ma è stata proprio quest'ultima a insistere, facendo notare al rappresentante Nintendo come la loro domanda non fosse rivolta alla configurazione o alle funzionalità dei Joy-Con, ma riguardasse un problema specifico, quello del drift. E anche in questo caso è arrivata la stessa risposta, facendo intendere quanto per Nintendo quello del drift sia ancora un argomento tabù. Certo, come fa notare The Verge, è possibile che qualche componentistica interna venga cambiata per ovviare al fastidioso problema, ma finché non sarà possibile avere tra le mani nuovi Joy-Con e aprirli per esaminarli da vicino, non sarà di certo Nintendo a chiarire un punto così importante, che tra l'altro potrebbe rappresentare la motivazione principale dietro a un eventuale acquisto o meno. Certo, da come Nintendo sta affrontando la situazione, io non ci spererei molto, fossi in voi. Nintendo dice di essere a conoscenza che qualche Joy-Con non ha risposto correttamente e invita, nel caso, l'utenza a rivolgersi al servizio assistenza. Per quanto generico sia questo comunicato stampa, non lascia di certo presagire per il meglio. Secondo voi, poracci, Nintendo risolverà il problema del drift sul modello OLED? E per chiudere è doveroso parlare di FIFA 22, in particolare di EA e del supporto a Nintendo Switch. E anche qui, poracci, indovinate un po'? EA ha deciso di iniziare finalmente a trattare con rispetto l'utenza Switch? Oppure siamo alle solite? In occasione della finale degli europei di calcio, EA ha pubblicato il primo trailer di FIFA 22. E le novità, in realtà come ogni anno, sembrano essere radicali. Si torna quindi a parlare di rivoluzione dei giochi di calcio, grazie all'introduzione di una nuova tecnologia denominata Hypermotion, ovvero l'unione di tecniche avanzate di motion capture a tecnologie di machine learning che hanno reso possibile la traduzione dei dati raccolti in quella che promette di essere l'esperienza calcistica virtuale più realistica, fluida e responsiva di sempre. Sulla carta tutto molto bello, anche se aspettiamo di provare il peso di questi cambiamenti una volta che il gioco uscirà il 1 ottobre. Peccato però che gli utenti Switch sono stati esclusi anche quest'anno. Andando a leggere il comunicato stampa che ha accompagnato la pubblicazione del video, ci rendiamo conto che tutto quello mostrato è esclusiva di PlayStation, Xbox, PC, Steam e Stadia, ma non di Switch. Per la console ibrida, anche quest'anno FIFA si presenterà come una Legacy Edition. Questo significa che l'edizione 2022 sarà solo un data pack della precedente edizione, che a sua volta era un data pack di FIFA 20 e sarà basato sempre sullo stesso engine e non presenterà nuove modalità di gioco. Solo le rose aggiornate. Insomma, siamo alle solite e EA sembra proprio non volerne sapere di impegnarsi seriamente su Switch. Un atteggiamento sempre più incomprensibile. E a questo punto credo che la scottatura presa con Wii U abbia definitivamente incrinato i rapporti tra EA e Nintendo. Ma cosa ci dice il sondaggione del weekend? Vi ho chiesto se OLED ha le potenzialità per diventare ricercata e introvabile come le console next gen. E più o meno siete tutti d'accordo nel rispondere negativamente. Anche secondo me questo è lo scenario più probabile. Attenzione però, perché la carenza di microconduttori che ha mandato in panne le fabbriche di tutto il mondo potrebbe ripercuotersi su OLED. Anche se penso che Nintendo abbia pianificato a dovere la sua strategia di produzione e distribuzione prima di un annuncio così ravvicinato. Nel mentre che aspettiamo che OLED diventi disponibile anche su Amazon, vi invito a votare sul prossimo sondaggione che andrà online fra poco, promesso. E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Io sono il Poroled, Michele22, ciao! Ehi, fermo un attimo, non scappare! Lo sapevi che questo show è supportato e finanziato soprattutto dai poracci su Poreon? Iscrivendoti al Patreon, in cambio di un piccolo contributo mensile, non solo garantirai la sopravvivenza del canale, ma avrai anche accesso a delle ricompense a dir poco poracce. E che fai? Te ne privi? Grazie a tutti i sostenitori dal livello poracce me ne vanto in su. Senza di voi sarebbe tutto più difficile. Un saluto agli amici inglesi.